Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti in un nuovo video. È inutile che tiro giù la tabarella perché c'è buio pesto. È mattina, prestissimo, devo andare al lavoro, però volevo registrare con voi un video dove al volo mi trucco, perché secondo me è ottimo questo trucco per le feste e anche super 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 veloce. Allora, ho già messo il mio primer occhi e mamma mia che faccio, dopo vado a mettere il fondotinta, promesso. Userò il Glitter Goals della NYX in questo colore qua, rosso. È il numero Poppy Fields 06. Praticamente, ragazze, è fatto così. Ma è bellissimo perché poi, vabbè, voi lo potete mescolare o non mescolare, io di solito lo metto puro, ma questi che vedete è pieno zeppo di glitter, veramente pieno 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 pieno. Quindi a me piace un sacco e secondo me è ottimo per le feste. Io semplicemente lo prendo e lo metto su tutto l'occhio. Questa volta mi sono preparata anche lo specchietto, perché l'altra volta non ci vedevo niente. Ho già messo, come vi dicevo, il primer e l'ho fatto asciugare almeno 5 minuti perché sono andata a fare colazione nel frattempo. Faccio sempre così io, quindi. E poi, senza andarne a prelevare ancora, intanto lo vado a mettere anche dall'altra parte. Non preoccupatevi di essere precisissima, perché poi comunque vado a passare un po' di cipria qua nella piega dell'occhio, quindi. Se non riuscite a metterlo bene bene, poi non vi preoccupate che si fa dopo. Ok. Allora, intanto vado a lavarmi i denti e arrivo. Così intanto si asciuga un po'. Ok, ragazzi, sono tornata. Allora, andiamo avanti. Probabilmente si vedrà poco, magari vi caricherò una foto forse del trucco anche dopo, perché purtroppo è mattina presto. Comunque prendo l'Illuminize Fashion Show di Pupa, il numero 06, che è semplicemente un illuminante fatto così con la striscia rosa, marrone chiaro e marrone scuro. Io prendo un po' misto, giusto per comunque andare nella piega dell'occhio, semplicemente per evitare che poi insomma si appiccichi, eccetera eccetera. E lo rifaccio, intanto perdo le cose in giro per la casa, e lo rifaccio anche dall'altra parte. Poi lo tampono solo, senza prendere altro pennello, altro prodotto, scusate. Ancora mi sono spalmata male. Benissimo, il primer. Mattina presto non ci si può truccare. E questo pennello mi sarebbe servito. Ahia, se avete sentito scracchere la mia anca. Poi prendo la matita di Essence, la Long Lasting, la numero 30 Gold, e faccio una riga di eyeliner semplicissima, dorata. Secondo me comunque il rosso e l'oro sono i colori proprio del Natale. E quindi quando è questo periodo qua mi piace sempre fare la riga di eyeliner oro. Vedete che già subito fa la differenza. Mascara, questo di Pupa, il Definition, abbondate. Poi vi dico che non pensavo, infatti, questo qua Glitter Goals o quel che è, nella NYX, subito non fa i glitter. Cioè voi dite, mamma mia, sì, è rosso, si intravedono i glitter, ma in verità non ci sono. Invece, ragazze, è sbagliato perché non lo so come mai, ma poi ieri sera, perché ho... È da un paio di giorni che sto testando, insomma, diciamo così, questo make up. Ieri sera, quando sono tornata a casa,
Ero tutta, tutta, tutta piena di glitter. Il rosso tende un po' a sbiadire il colore a fine giornata, ma si riempie di glitter, quindi diventa ancora, secondo me, più bello. Ok, vedete, intanto abbondate. Voi proprio soffermatevi su un occhio alla volta e abbondate, abbondate, così non avete bisogno neanche delle ciglia finte. Non so neanche che ore sono. So che potrebbe essere tardi. Però è lo stesso. Ok. Anche voi quando vi mettete il mascara vi sporcate il naso? Io non ho capito perché mi sporco sempre di qua, il naso. Vabbè, veniamo velocemente alla base. Uso il correttore della Sien, questo qui con la spugnetta. Mi piace tantissimo, veramente. Penso che gli altri correttori di Sien non li ho mai provati, ma forse sarà uno degli unici che funzioni. E lo metto. So che andrebbe messo dopo, ragazze, ma io ho sempre avuto fin da piccola l'abitudine di metterlo prima. Non so perché, quindi portate pazienza. Prendo il fondotinta No Transfer di Bottega Verde che sta finendo con il pennellone di Primark il numero 100. Ok. E lo spalmo così su tutto il viso. Ragazze, vado a finire, poi ci vediamo dopo. Mi metterò la cipria. E di nuovo questo illuminante qua della Pupa, arrivo. Ok ragazze, eccomi, intanto sono andata a finire di vestirmi. Ho messo gli orecchini natalizi con Babbo Natale. Poi ho usato la matita, la solita dell'Astra. Adesso userò un po' di spray di Alverde per fissare. Non mi dispiace però è troppo liquido. E per finire ragazze, il rossetto rosso di Essence. È il numero 14 Adorable Matte e a me sta piacendo un sacco perché subito fa l'effetto un po' cremoso e dopo va anche via, però vi rimangono le labbra ben colorate. Senza matita né niente perché è tardissimo. Cantarello in 20 e ragazze ci siamo. A me piace, non lo so, fatemi sapere se poi anche a voi piace. Io ieri mi sono lavati i capelli, mi sono messa la spuma e sono andata a letto con i capelli bagnati e sono rimasti tutti appiccicosi, effetto unto. Vabbè, è lo stesso, comunque scappo. Vi mando poi una foto, vi allegherò una foto perché adesso secondo me non ci vedete un tubo. Però avete visto che è super facile, due prodotti in croce proprio. Per le feste io vi consiglio sempre una matita oro perché fa la differenza. Poi ci sono dei vari ombrettini rossi, c'è anche Kiko che fa il pottino rosso in crema, quindi se lo volete con i glitter, altrimenti secondo me rosso e oro è il top. E poi il rossetto rosso cosa ve lo dico a fare, ragazzi? Io vado. Ciao!